It's my life, it's now or never. Uno, siamo a Washington DC, dopo circa 12 ore di viaggio siamo arrivati tutti sani e salvi, la mia valigia si era letteralmente persa nell'aeroporto di Dulles, alle mie spalle quello che vedete è la cupola del Campidoglio. Adesso sono appunto dei lavori in corso, di là c'è il Washington Monument, questo è il National Mall e noi siamo pronti. Da Washington abbiamo 14 giorni per raggiungere Toronto, sarà un viaggio lungo quelle che sono le autostrade americane e soprattutto in quelle che sono città particolari. Appunto noi partiamo da Washington, una città che vive di sport come la pallacanestro, come Wizard, di sport eccezionali come il baseball con i Nationals, ma anche di hockey e di NFL. Tutto questo in una città che tutto sommato ha solamente 72 lobbisti per ogni deputato. The opera ain't finished until the fellady sing, si potrebbe tranquillamente dire in questo teatro. Peccato che l'opera, ai tempi di Lincoln, era una commediola che si è chiusa poi tragicamente con la morte di quest'ultimo. Questa frase però è passata alla storia grazie a quello che Michael Jordan ha definito come il gioco. I successi a Washington DC sono un po' come le scelte politiche che devono fare davvero bene al cittadino, tardano ad arrivare. La frase iniziale è passata alla storia grazie ad un massimo interprete a pallacanestro come Dick Motta. Laureato a Utah State, ha allenato gli allora Washington Bullets e l'ha condotto a una vittoria che più è l'incredibile. 1978, gara 7 di finale NBA davanti Bullets e Seattle Supersonics. Di contorno a un playoff iniziato il 21 maggio e concluso il 7 giugno, il più lungo di sempre nell'NBA. In questi anni, Washington DC è riuscita a costruirsi una sua identità ed il sole, quando non è avvolta in una cappa di umido, rende tutto più bello. È il caso del National Harbor, piccolo agglomerato urbano fuori città vicino Alexandria. Qui è possibile trovare il mare per chi vuole il mare ed è anche possibile trovare il Natale per chi vuole il Natale. Alla Pier House, posto che raccomando per l'abbondanza di pietanze a base di pesce, ci hanno raccontato che non è raro vedere i giocatori dei Washington Wizards passare loro giornate libere, e già questo è un parolone, da queste parti. Se non ci sono loro, vista la vicinanza con un outlet, da qualche parte qualche sellegio da town la si becca sempre. Oltre al basket, nella città che da circa 2 anni ha visto un aumento di turisti impressionante, complice anche la premiata serie TV di House of Cards con Kevin Spacey nei panni di Frank Underwood, uno sport che richiama molte persone è il baseball. Washington Nationals è il nome della squadra che gioca al National Park, appena a 5 minuti dal mall. Il baseball è uno sport noioso a lunga, gli americani lo sanno e allora costruiscono l'indotto intorno. Pensate come siamo stupidi noi in Italia con la pallacanestro, che è più viva del baseball, ma non siamo in grado di costruirci attorno la giusta dose di intrattenimento. Un giro di notte al mall vale sempre la pena, le luci del Capitol illuminano in lontananza il cielo, l'umidità non si avverte, letteralmente i piedi di Abraham Lincoln si ammira la grandezza americana. Bene così, siamo partiti col piede giusto, Philadelphia ora ci aspetta. Smile.